E salve a tutti ragazzi, io sono Fablinker e oggi siamo qui su Turnip Boy con Mix Tax Evasion. Praticamente un gioco sulle tasse, no, però in maniera divertente, cioè in modo strano e divertente. Allora, opzioni. C'è l'italiano, quindi è una cosa molto interessante. E per il resto sto guardando, va bene, direi che ci siamo. Andiamo a giocarci una nuova partita. Intanto mi sincronizza i dati così a caso. Ce la fa? Ce la faranno i nostri eroi a sincronizzare i dati per il gioco in questione? Non c'è dato a saperlo, io per sicurezza faccio annulla e interrompi. Allora, tax bill. Tu hai una proprietà tassata per il suo. Ecco, abbiamo qui cartella esattoriale. La informiamo che lei non ha pagato un botto di imposte sugli immobili sulla sua serra a tempo fino a ieri. Fino a ieri, giustamente, per pagare. In caso di mancato pagamento, dovrà cedere l'atto di proprietà della sua casa al sindaco Cipolla. Totale dovuto 143,753 euro, che poi sarebbero dollari, quindi vabbè. Più il 50% di interessi. Cordialmente, l'amministrazione. Strappiamo, strappiamo. Sindaco Cipolla. Ehi, rapetto, ti sei rovinato da solo? Perché? Come cosa? Hai evaso le tasse? Sì, non si scherza con l'evasione fiscale. Comunque mi devi un bel gruzzolo e dato che sei chiaramente al verde, da oggi sarai il mio assistente personale, così, a caso. Per prima cosa andrai al fienile brulicante, passando per il sentiero a livelli. Voglio costruirci un municipio, ma c'è un gruppetto di animali tra i piedi e ho bisogno di qualcuno che se ne occupi. Insomma, vado a fare il mafioso? Cioè, non ho capito, vabbè. Portami un sacco di fertilizzante come prova o ti ritroverai a dormire con i marciti. E vabbè, allora. Wow, l'ho trovato, annaffiatoio. Utilizzalo per far crescere le piante. Apparteneva al vecchio limone. Salve, giovanotto, hai visto il mio annaffiatoio? La mia vista non è più quella di una volta, non lo vedo da giorni. Quell'annaffiatoio significa molto per me. Spero che non me l'abbiano rubato. È l'unica cosa che mi rimane della buon'anima di mia moglie. E daglielo, no? Cioè, lo sto spruzzando addosso, però intanto, vabbè. Intanto gliel'ho rubato. Dov'è che devo andare già? Mirtillo, ciao. Sono un mirtillo. Beh, ci ero arrivato. Tu una rapa. Ciaone. Ma perché? Ma perché? Quindi? Croc, che vuoi ragazzino? Mi sto preparando a rubar dai marciti in questo cimitero e mi serve assoluta concentrazione. E tu sembri uno fastidioso. Levati dai piedi, ragazzino. Sì, ma io non so dove devo andare. Ancora Mirtillo. Dimmi, mi potresti annaffiare questa pianta? Non ho più acqua e vorrei regalare questo fiore speciale a una fragola speciale. Vediamo un attimo. Ecco, fiore. Un pegno di affetto dalla fiorista per la sua fragola. Oh, portiamo il fiore alla fragolina. Oh, rapetto, ti ringrazio del fiore. Ma non posso ricambiare i tuoi sentimenti, mi spiace. Non è da parte tua? Oh, grazie funghi.
Me lo manda la fiorista. Ma che gentile. Le porteresti questa lettera da parte mia? Ma perché la mia rapa non parla? Cara fiorista, grazie per l'omaggio floreale. Ti va se usciamo insieme? Un giorno potremo anche sposarci e pagare le tasse insieme. Ma come le tasse insieme? Perché l'ho strappato? Oh, l'hai consegnata? Bene, grazie mille. Prendi questo per il disturbo. Cappello da sole, l'arcinemico del sole. Consiglio. Puoi vedere e selezionare i cappelli da indossare nel menu di pausa. Allora, qua. Mettiamolo, sì. Quante cose da fare. Ha apprezzato il regalo. Oh, mi ha scritto una lettera? Dov'è? Oh, dai, rapetto. Gli l'ho rotta. Ma è bellissimo questo gioco, ragazzi. Michael, ti dispiace allontanarti da qui? Rutabaga? Che è Rutabaga? È in corso un'operazione dell'Agenzia delle Entrate per accertarci che la zona sia sicura e quindi non puoi passare. Ti terremo d'occhio, addirittura. Ma che maleducazione! Ma in realtà lui aveva scritto. Cioè, lui la lettera manco l'ha vista in realtà. Vabbè, questo l'avevamo già visto. Non capisco dove sia il. Mirmir, ciao! Hai visto i miei cuccioli di Melagatto? Non sono così. Vabbè. In realtà il mio cucciolino rosso è scappato. Se lo ritrovassi sarebbe miau ognifico. Ma perché? Mega miau. Micro miau. Ma è bellissimo. No, sto gioco è veramente bello, ragazzi. A parte tutto. Barbabietola. Da quando è stato eletto quel maledetto sindaco Cipolla, la città è un casino. Guarda il suo sentiero, è invaso dalle erbacce. Servirebbe una spada per attraversare questa foresta. Ho sentito che cresco nella foresta delle armi. Ma non esiste la foresta delle armi. Vabbè, questo l'avevamo già detto. Quindi che si fa? Si va di qua, per forza. Foresta delle armi. Attenzione alle lumache, sono vegetariane. Ah, fanno male, oh. Non posso neanche fargli male perché. Non mi fa niente. Cioè, non gli faccio niente io. Mirtillo, fratello, questa la devi sentire. Jerry dorme da me da una settimana e non paga un centesimo di affitto. Andiamo d'accordo, ma io non parlo il lumachese. Non so cosa fare, fra. Vabbè, raga, mi dispiace per il tuo lumachese, ma io devo andare. Chi è? Carota, mannaggia. Ho perso il bambino. Dovevo fare da babysitter a un carotino. Mi sono seduta sopra di lui con lo sgabello, ma mi è scappato di vista. Forse è lo sgabello che deve sedersi sopra di me. In ogni caso terresti gli occhi sbucciati. Ti assicuro che si dice così. Ma perché? Cos'è? Hai cercato per evasione fiscale, rapetto, ricompensa un dollaro. Ma come un dollaro? Ma come? Ma perché un dollaro? Ma questa cosa devo farci qua? Niente, non. Di qua non posso andare. Aia. Calma, non facciamoci colpire. Mannaggia al rapetto. Annie, ehi rapetto. Mentre camminavo per i terreni intorno alla fattoria ed esploravo la foresta circostante, ho trovato una cosa interessantissima. Cosa? Qui a nord c'è un raro esemplare di Planta Spadonis. Dai un'occhiata se hai tempo. Perché no?
Perché no? Ma stiamo scherzando? Orto di piante assetate, che qualcuno le annaffi. Oh, spada di campo. È pericoloso crescere da solo. Prendi questa. Va bene, grazie mille. Oh, finalmente una spada che possa fare qualcosa di decente. Vediamo se andando di qua c'è qualcos'altro. Graffitarok. Come va, zio? Hai della vernice spray? Ho una voglia di vandalizzare una proprietà pubblica che non hai idea. No, ma non puoi dirmelo così, amico mio, cioè. Vabbè, niente. Oh, ma ruttato? Lo sembrava a me, vabbè. No, questo non posso fare nulla. Ma sì, li ammazzo. Oh, soldi dell'affitto. Vedi? Jerry stava per pagare l'affitto. Faccina triste. Fratello, perché hai ucciso Jerry? Era indifeso, perché? Oh, aspetta, aveva i soldi dell'affitto? Ah, figata. Fra, dato che è morto, prendi il suo assegno come ricompensa. A me serve il contante. $1,25 in tasse. Note, mi dispiace che sei morto, Mirtillo. Che cazzo. È un gioco folle, raga. È un gioco folle. Per quanto è bello. No, è veramente bello, raga. È veramente bello. Ora però posso andare avanti in teoria. Ah, ma che davvero? Non lo sapevo. Vediamo un attimo. Edgar, tu hai bisogno di un taglio di capelli, disperatamente. Oh, ma chi voglio prendere in giro? Io sono il grande Edgar, il miglior barbiere di tutta Verduropoli. Un mio famoso cliente vuole che io, il grande Edgar, gli faccia la tinta, ma ahimè non ne ho più. Ovviamente il mio cliente ha priorità assoluta, a differenza dei tuoi stupidi capelli. Ti consiglio caldamente di tornare un altro giorno. Ma ti pare? Il modo? Che brutta persona. Arancia, l'agente immobiliare mi ha venduto questo studio. È più piccolo rispetto a tanti altri e più costoso. Spero che lo scenario del vicolo faccia fluire la mia creatività. Vabbè, se lo dici tu, se lo dici. Che piange? Oh, ciao! Vuoi acquistare un immobile? Oh, Rapetto, mi dispiace, spero che riavrai presto la tua serra. Ultimamente sono stata molto impegnata e il sindaco Cipolla sta cercando di alzare l'imposta sugli immobili. È stato davvero difficile trovare nuovi clienti. Non so che dire. Dammi retta. È meglio se non passi per questo vicolo. Ci stanno robe brutte là in fondo. Dammi retta, compare. Ma ora sono curioso. Ma fammi passare. Non posso neanche passare. Ma perché? Ruttone, benvenuto al Way Sandwich. La nostra specialità è il panino sub livello 3. Sei pronto per ordinare? Oh, non vuoi niente, pensa a te. Gli affari stanno andando così così. Dovrei chiedere a un VIP di mangiare i nostri panini in una live. I clienti arriverebbero a frotte. Penso che sia una battuta su. Penso, sono sicuro che sia una battuta sugli streamer. Comunque. Ehi, ragazzino, qui non si può entrare per ora. Torna più tardi, quando avrai completato il gioco? Ordine del capo, non so nemmeno io cosa significhi. Vabbè. Quei sandwich. Mancia no, col cuoricino. Vediamo se posso fare qualcosa adesso. Vabbè, niente, non mi fa far nulla.
Niente, andiamo avanti di qua. Dove siamo arrivati? Dove siamo arrivati? Oh, questa è la famosa. Qua c'è una coppa. Trofeo. Premi al giocatore per tenerlo coinvolto. No, vabbè, questa è bella. Questa è una bellissima cosa. È un gioco stra irriverente. Ehi, ciao, sono qui. Soffro di perdita di memoria a breve termine. Mi sto spremendo da ore per andare a Verduropoli. Mi diresti dove mi trovo? Oh, grazie, ora so dove sono. Vabbè. Tipo un po' particolare. È sempre ora di una pausa caffè, no? Socio, questo è un sito in costruzione. Fila via. Perché non sto lavorando? Sono in pausa. Socio, guarda che io lavoro qui. Ecco, ho i documenti per dimostrarlo. Leggi. Strappalo. Mi hai dato una bella batosta, socio. Così fai poco il figo la prossima volta. Va bene, dai, andiamo qua dentro, alla fattoria. Siamo arrivati al punto in cui dovevamo arrivare, quindi possiamo parlare col tizio. Killer Queen 98. Bella, giocatore, sono l'assistente del sindaco Cipolla. Ma tu puoi chiamarmi con il mio gamer tag, Killer Queen 98. Sono la migliore giocatrice di Fork Fight di Verduropoli. Direi di guardare mi le mie live, ma non ho potuto più farle perché i maiali fanno un rumore assurdo qui dentro. Vuoi entrare nel finire brulicante? Beh, ho delle brutte notizie per te. L'accesso è solo per i miei veri fan che mi danno sub livello 3. Non sarebbe giusto farti entrare gratis. Ma comunque metti mi piace e iscriviti. No, vabbè, raga. Bellissima questa cosa. Quindi ora che si fa? Ora che si fa? Ora che si fa? Forse qua? Cosa? Killer Queen 98 vuole una sub a livello 3? Ecco, lo offre da casa. Assicurati che lo mangi durante una live, così mi farà pubblicità. Vedi? Abbiamo trovato una sub per Killer Queen 98. Ora possiamo andare a seguirla sul suo canale Twitch, immagino. Vedi che ce l'ho? Rapetto, grazie per il sub livello 3. Ora hai diritto ad accedere al finire brulicante e a un mio autografo. Ecco fatto, certo che se qualcuno risolvesse il problema dei maiali rumorosi mi manca poter far live decenti. Grazie per il sub livello 3, rapetto. Vabbè, strappalo. Vabbè. Andiamo avanti, andiamo avanti. Ho fatto qualcosa. Però era meglio che non facevo niente. Cosa posso fare? Sembrerebbe nulla al momento qui. Ah, questo è tipo una. Ok, un livello. Capito? Possiamo andare avanti tranquillamente. Cos'è? Scarponi da bomber, usali per prendere a calci bombafiori, prendi la rincorsa e spediscili in orbita. Va bene, vota il sindaco Cipolla, anche no. Ciao Rapetto, mi sono preso una pausa dopo che un maiale mi ha preso a calci nelle radici. Nah, sto bene, spero che presto qualcuno li mandi via. Comunque, ho sentito che se trovi gli scarponi da bomber, puoi usarli per prendere a calci bombafiori. Sì, fanne crescere uno, prendi la rincorsa e tanti saluti. Proviamo, allora. No, no, non volevo lui io. Prima bisogna fare. Poi. Ma no, ma. Cosa posso fare?
Allora. Ah, così, in questo modo. Ah no, non volevo te. Niente, non riesco mica. Oh, così va meglio. Una chiave ho trovato, una chiave. Sì, è un dungeon, un vecchio stile, molto figo, eh. Tra le altre. Allora. Sto pensando. Aia. Ah, qui va la chiave. Non riesco a capire come si passi di qui. Ma vabbè, non mi sto impegnando. Sono troppo preso ad ascoltare i grugniti che provengono al di là di quella porta. Che discarica, gente. Capisco che ti serve un municipio, ma perché abbiamo scelto proprio un posto invaso da animali così schifosi? Ma poverini. Ma poverini. Allora. Ma perché sono morto così, in questo modo schifoso? Ma sono morto malissimo. Ma sono morto malissimo, raga. Ma perché? Vabbè che se ricomincio da qui, no problem. Però. Ok. Ho ucciso un po' di gente. Spero che non sia un problema. No, non ho fatto niente. Un attimo. E non è morta. Ma chi sei? Immortale. Un attimo. Ok. Beh, ora potrà fare le sue live almeno. Cioè, a sto punto. Cambiamo un attimo. Ok. Via uno. Via un altro. Ciao. Oh, finalmente, sapevo che avrebbero mandato la squadra di ricerca. I miei operai si saranno preoccupati. Ma quale ricerca? Sono rimasto intrappolato qui per 3 giorni. Niente cibo, niente acqua, nessuna pausa caffè. Soprattutto la pausa caffè. Grazie, avventuriero. Attento, c'è un maiale pericoloso dietro questa porta. Addirittura pericoloso. Ma chi è? Era un maiale speciale. Il boss, ragazzi, il boss. Re maiale, ha mangiato un botto di fertilizzante. Ma come? No, non era quello che volevo fare. Calma, calma, calma. È abbastanza facile in realtà. Ucciso, ucciso. Il re maiale è morto. Cos'è tutta sta roba? Che è sta cosa? Brutta cuore. Oh, un altro cuore. Bello. Sì, bello veramente. Devo dire che. La ringrazio. Fertilizzante. Fa crescere le cose a dismisura. Chissà che vuole farci il sindaco Cipolla. Appunto numero 1. Sembra che chi assuma fertilizzante ottenga capacità misteriosa e cresca molto rapidamente.
Torniamo indietro. Vieni qui, hai da fare? Mi serve del legno per farmi una canna da pesca e conosco uno che la vende. Me lo vai a prendere? Vai al sentiero a livelli, dovrebbe essere vicolo dietro quella paninoteca. Grazie socio, buon rendere. Ma perché? Ma perché dovrei mai nella mia vita? Eh sì che ho sistemato, eh. Se non ci fossi io, se non ci fossi. Se non ci fossi io. Non so neanche dove sto andando, sinceramente. Leggilo. Come fare le dichiarazioni dei redditi? No, strappa, strappa. Strappa questa brutta roba, strappa, strappa. Non ti preoccupare. Non è importante al momento. Ma quello ci aveva mai parlato, non mi ricordo. Ma al sindaco Cipolla, cosa servono questi manifesti? Nessun altro si è candidato sindaco. Beh, in effetti, a pensarci bene, non servono a nulla se nessuno si candida, no? Dov'è che si esce da questo posto adesso, che non mi ricordo più? Non mi ricordo, ragazzi, vi giuro. Oh, ecco, grazie, pace e quiete. Rappetto, è merito tuo, grazie. Per i tuoi servizi ti incorono Killer King 98. Sono comunque il 98. Sarei il 96, ma dettagli. Grazie, veramente grazie e mi sento rinato grazie a te. E dov'è sto legno che diceva lui? Mi fa, si trova a sentiero a livelli il legno, ma non so dove di preciso. Non ho capito dove. Vabbè, c'ho da fare. Ha salvato, ragazzi. Direi che per il momento possiamo fermarci qua. Siamo a un 25% del gioco. Un gioco veramente molto divertente, molto carino. E spero che vi piaccia, così potrò portarlo anche per più episodi, magari finirlo assieme. E niente, ragazzi, per oggi è tutto, vi ricordo i link in descrizione per supportare il canale e noi ci becchiamo alla prossima. Ciao ragazzi!